Anche la Triestina ha fatto 0-0, ma sul campo del Palermo, e il risultato non è certamente da buttar via se si considera che i siciliani venivano dalla vittoria ottenuta 7 giorni fa contro il Perugia. Secondo Luigi Tripisciano, che ha assistito per noi al match, il pareggio è giusto anche se il Palermo ha esercitato una maggiore pressione offensiva. La Triestina, d'altra parte, veniva da 2 sconfitte consecutive contro Perugia e Cremonese e quindi è giustificata la corta condotta di gara. Per concludere, il Palermo ha dimostrato tanta buona volontà, ma l'incontro, ben diretto dal signor Lamorgese di Potenza, ha vissuto sul confronto a centrocampo tra 2 reparti che si sono equivalsi.